Ma rabbia, è stata una partita che noi temevamo per tante situazioni, loro sono stati bravi, sicuramente il risultato non è veritiero per quello magari che abbiamo prodotto o per quello che è stato l'andamento della gara, però accettiamo e dobbiamo essere positivi, pensare che abbiamo una partita molto importante, molto difficile contro l'Ancona. Io non faccio valutazioni sugli arbitri, ma nell'immediatezza della designazione ebbi a dire che mi sembrava molto strano che una partita importante, un derby, potesse essere affidata ad un ragazzo sicuramente bravo, a un primo anno, con poche esperienze in codesta categoria e di essere residente in una zona molto limitrofe dove si giocava la gara. Ma guardi, noi paradossalmente nel momento in cui abbiamo fatto le miglior cose abbiamo non ricevuto in termini di punti quello che meritavamo. Io ricordo il girone d'andata, tante partite, Aquila, Ancona, Pisa, per citarne soltanto qualcuna, dove noi abbiamo fatto un gran calcio e il risultato non ha dato merito a quelle che sono state le prestazioni della nostra squadra. L'Ancona è una squadra compatta, noi l'abbiamo studiata, l'ho fatta vedere ai ragazzi, è una squadra molto compatta, molto fisica, una bella squadra allenata da un ottimo allenatore. Noi comunque siamo una squadra che soprattutto fuori casa ha perso una sola volta, quindi vuol dire che ha delle qualità di assieme di squadra e anche delle qualità importanti a livello singolo. Difficile allenarsi ieri d'inverno. Ma io se faccio una battuta faccio tutti i web del mondo, quindi preferisco non dire cosa penso del campo di Viarno. Una squadra di C che si allena su quel campo, dico semplicemente che è disgustoso e non si ha rispetto per chi investe tanti soldi, quindi nella proprietà dell'Arezzo, non si ha rispetto per la squadra e non si ha rispetto per la città. Perché noi, io non ho mai detto cose magari per poi enfatizzare i risultati che ho fatto. Ma allenarsi su un campo di quelle dimensioni e soprattutto dove ieri abbiamo espletato la partita importante, no? Perché fare l'allenamento del giovedì è un allenamento tattico che tu provi le giocate dell'avversario e provi le proprie giocate, ritengo che su quel campo ieri si poteva allenare la rappresentativa delle scrofe con la rappresentativa dei maiali, non due squadre di calcio. Per quanto riguarda la formazione, dovesse mancare Betancourt, resterà il 4-3-1-2 o pensa di cambiare qualcosa? Ma sicuramente se dovesse mancare Bentancur per caratteristiche potrei cambiare qualcosa.